Allora, questa sera la presentazione del nuovo progetto Attraversamenti. Come nasce questo progetto? Ma il progetto nasce da una necessità, nasce sull'eco, sull'onda del festival, dove credo in questo periodo tutto è finalizzato all'evento, l'evento del festival, l'evento dello spettacolo, tutto si consuma nel giro di poco tempo in una rassegna, in un cartellone. Io in collaborazione con Lidia Bucci ci siamo, come dire, inventati questo laboratorio, inventati su una riflessione, un laboratorio urbano che ha appunto il titolo di Attraversamenti. Come si svolgerà lo dirà la mia collega Lidia Bucci, mettendola in imbarazzo terrificante. Allora, innanzitutto chiedo scusa, vorrei sapere quali sono le finalità di questo progetto. Ma le finalità di questo progetto sono, grazie per avermi ricordato, innanzitutto coinvolgere le persone, non coinvolgere la gente di Andria, le umanità. Il progetto è stato vincente perché effettivamente è nata una relazione, una condivisione con i partecipanti che hanno, come dire, sono stati così clementi nei nostri confronti e sono stati fiduciosi rispetto al percorso che abbiamo fatto, che è un percorso di riflessione a quello che dicevo prima sulla città attraverso dei testi che da McCarthy, Lidia Bucci e i partecipanti, e io insieme a loro li abbiamo registrati e andranno in moto. Allora, in realtà il progetto laboratoriale, che è più un percorso laboratoriale di narrazioni che utilizzano più che altro la forma del teatro come linguaggio per un approccio più che altro umano e urbano di rilettura degli spazi. Il progetto si è in realtà concluso e ora si apre alla cittadinanza. Nel senso, abbiamo lavorato per 2 mesi con i partecipanti, che sono persone, diciamo, comuni, quindi non addetti ai lavori, non abbiamo lavorato con attori, con professionisti del settore, ma abbiamo lavorato sull'emotività tendenzialmente, quindi sul rapporto dei singoli con la città, sia come spazio urbano, sia come spazio che rimanda ad altro, quindi rimanda magari ad affetti, a ricordi, ad aneddoti, a un background di storie tendenzialmente personali. Questo, come diceva Franco, ha incontrato ovviamente la traccia, il fil rouge del testo della strada di Cormac McCarthy. Su quello abbiamo intessuto, abbiamo scritto con i partecipanti al laboratorio altri testi che hanno generato una sorta di piccoli monologhi, sono 7 monologhi in tutto, 7 testi in tutto brevi, che abbiamo registrato e che doneremo a partire da domani fino al 29, quindi fino a martedì, a tutta la città di Andria, perché attraverseranno letteralmente la città con un'auto che riprodurrà questo suono, quindi andando a intercettare il pubblico, che è il pubblico in questo caso un pubblico inconsapevole in tutta la città, e sorprendendolo in maniera straordinaria nell'ordinario. Quindi nello specifico, ecco, sintetizzando, in che modo si svolgerà questo progetto? Il progetto si apre con quest'auto che divulgherà il testo registrato, che è un testo audio con una musica, quindi un montaggio fatto in sala di registrazione, e durerà, diciamo, ogni giorno girerà per 1 ora per la città. Per quanti mappato, giorni? Per 5 giorni, da venerdì a martedì abbiamo mappato tutta la città, quindi raggiungerà più o meno essenzialmente quasi tutto il territorio di Andria. Ovviamente non sappiamo precisamente chi intercetterà quando, ma è l'effetto anche sorpresa quello che, diciamo, ci interessa regalare e ottenere.